Vodafone Station Revolution, con Wi-Fi 4 volte più potente di un modem tradizionale. Scegli Vodafone Superfibra. Naviga a tutta velocità a partire da 25 euro. Chiama al 180 o vieni nei nostri negozi. Fibra, con AB, come Bruce. Fibra! Buon pomeriggio dallo stadio Ferrante di Piedimonte, benvenuti a Caserta Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara di oggi fra Piedimonte e Treppini e Campobasso, che è finita 4-1 con due gol a testa di Di Matteo e Napoletano. Ora la sigla e poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emidio Bianchi e le interviste. Rieccoci allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese e prego la regia di mandare in onda lo stacchetto, il consueto commento tecnico di Emidio Bianchi sulla gara di oggi. Allora Emidio, a parte i primi 20 minuti per il Piedimonte, poi non c'è stata più partita. No, assolutamente, l'Eurogol di Daniele Napoletano ha sbloccato la partita, un gol che raramente si vede sui campi anche di Serie A, una punizione dai 30 metri che non ha lasciato scampo al portiere, e poi c'è stato il raddoppio di Matteo, il terzo gol di Napoletano, che hanno chiuso la partita. In sostanza una bella partita del Piedimonte, che mette da parte qualche polemica che c'è stata nel corso della settimana per il pareggio un pochettino stentato di Sesto Campano. Questo risultato, abbinato a altri risultati che si sono avuti nel pomeriggio, fanno sì che il Piedimonte torna un'altra volta in testa al campionato, a parte il Macchia che pare che abbia vinto la partita sua per 3-0. Piedimonte penso che dirà la sua, domenica prossima si reca a Pietra Montecorvino e credo che possa fare anche lì un colpaccio, i giocatori ci sono. Credi che un difensore centrale sarebbe proprio il top? Un centrale di difesa, forse sì, ma purtroppo Di Baia se n'è andato al Venafro, è andato a rinforzare la squadra molisana. Comunque pare che anche Riccio se la sia cavata bene quest'oggi, e speriamo che anche in difesa come in attacco il Piedimonte sappia dire la sua. Bene, grazie Emidio, andiamo immediatamente negli spogliatoi del Piedimonte dove c'è per noi Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi. A te Valentina. Bene, grazie Lorenzo, sono in compagnia del capitano e del dirigente del Treppini. Allora capitano, una squadra che si è portata avanti ripetutamente, si è stazionata nella tre quarti avversaria, ha cercato il gol e alla fine decisivi sono stati i vostri gol alla metà del primo tempo. Sì, sicuramente abbiamo fatto una partita prettamente offensiva perché la squadra avversaria era venuta molto coperta per portare a casa un pareggio, e siamo stati bravi nel sbloccarla grazie a un calcio piazzato, e poi la partita si è messa in discesa, anche se siamo un po' rammaricati per il gol subito, però tutto sommato abbiamo offerto penso una bella prestazione. Grazie capitano, passo la parola al dirigente Loffrida. Allora, Napoletano è tornato, ha segnato, dunque quali sono i vostri obiettivi in questo campionato? Ma sicuramente i gol di Daniele e anche i gol del capitano oggi hanno reso uno spettacolo importante. Non ci nascondiamo, abbiamo allestito una squadra importante, puntiamo a fare qualcosa di eccezionale. L'anno scorso ci siamo andati molto vicino, quest'anno cerchiamo di migliorarci, quindi uno più uno fa due, quindi se l'anno scorso siamo arrivati secondi ad un punto, quest'anno se vogliamo migliorarci puntiamo a vincere. Ovviamente però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, lavorare, perché solo con il lavoro riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Settimana prossima trasferta col Pietra Montecorvino. Sì, sicuramente sarà una trasferta importante, sarà una trasferta difficile. Pietra Montecorvino è un campo un po' ostico, un ambiente un po' bruttino, però sicuramente andremo lì ad impostare il nostro gioco, a fare la nostra partita, sicuramente venderemo cara la pelle e sicuramente usciremo con un risultato positivo. Bene, dallo spogliatoio del Piedimonte a quello del Campobasso, dove c'è per noi Bartolomeo Valentino, a te la linea. Sì Lorenzo, siamo con Mauro Del Zingaro, fantasista numero 10 del Campobasso. Vi aspettavate una partita così difficile in un campo così difficile, chiaramente l'abbiamo già sottolineato, ma per i primi 20 minuti il Campobasso è stato bene in campo, poi la punizione magistrale di Napoletano vi ha spezzato un po' le gambe.
Sì, guarda, sapevamo che partivano forte, è un campo difficile per noi che siamo una squadra che comunque ha l'obiettivo della salvezza. Ci siamo compattati bene per i primi 20-25 minuti, abbiamo tenuto bene il campo senza rischiare particolarmente. Poi dopo è stato, diciamo, un capolavoro perché ha fatto un gol comunque dai 25-26 metri, ha aperto un po' la partita. Poi abbiamo fatto l'errore di voler recuperare subito la partita senza pensare al fatto che comunque ci fossero ancora 70 minuti da giocare. Ci siamo scoperti un po', abbiamo preso due contropiedi evitabilissimi, diciamo che abbiamo avuto 10 minuti di blackout, per il resto poi abbiamo fatto una discreta partita anche se è un campo difficilissimo. Eh sì, effettivamente qualcos'altro si poteva fare anche inizio ripresa, quando le squadre erano piuttosto lunghe, lì avete sofferto particolarmente la velocità dei due attaccanti. Sai, hanno due attaccanti molto forti, perdevamo 3-0, qualcosa dovevamo rischiare, abbiamo cercato di rischiare qualcosa per portare a termine, insomma, per fare una figura dignitosa, siamo riusciti a rientrare in partita con il 3-1, potevamo fare anche il 3-2 ma subire gol in contropiede e così è stato, abbiamo subito il gol del 4-1 e poi la partita è finita lì, però diciamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare così, però la prestazione non è tutta da buttare, contro una grande squadra. Grazie dunque all'attaccante del Campobasso, Lorenzo, ti do nuovamente la linea. Oggi abbiamo provato a sentire anche il parere dei tifosi e vediamo cosa ci hanno detto subito dopo la gara. Siamo qui con i tifosi del Treppini, oggi la squadra matesina doveva dare una risposta davanti al pubblico di casa e l'ha data con una sonora vittoria. No, penso che non doveva dare una risposta, perché sappiamo che il Piedimonte quanto vale e quest'anno, diciamo che anche se abbiamo avuto il cambio di un allenatore, che anche l'altro, diciamo, ha dato tutto l'anno scorso, e niente, ripeto, non doveva dare una risposta, la risposta l'abbiamo dato questa oggi pomeriggio sul campo, ecco. Invece a lei chiedo un aggettivo per definire questa coppia d'attacco formidabile come De Matteo chiaramente e Napoletano, e un aggettivo sul primo gol di Napoletano, quel calcio di punizione davvero spettacolare. Anche un portiere di Serie A lo prendeva, ma già si sapeva Di Matteo e Napoletano una coppia praticamente di interregionale. L'interregionale che ci hanno rubato a Roma il primo luglio del 2016. Ma la riconquisteremo, Vasto Giraldi ha pareggiato a Isernia, quindi il big match è andato alla pari, quindi prendiamo il Vasto Giraldi, poi l'Isernia 2 l'aspettiamo qui, sarebbe il macchia, ma vinciamo noi, non c'è problema. Forza Treppini! Bene, il tempo è finito, la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione della trasmissione, alla regia naturalmente e a tutti voi che ci avete seguiti. Sigla, alla prossima!